Nero Luce, la favola noir per i grandi che si sentono piccoli. In quel momento, proprio mentre il cielo imbruniva quasi spiando i suoi pensieri, avrebbe desiderato essere proiettata nel XVII secolo solo per essere tra i fortunati invitati alla merenda del conte inglese che ideò la ricetta a base di cioccolato e neve. Un'anteprima assoluta di cucina sostenibile. Non era di certo il cioccolato dei premietti e neppure quello che ostenta corone cesellate. Da solo profumava di cielo, così come esistono alcuni fiori di campo che profumano proprio di cioccolato. Alcuni di questi aromi vengono ricreati con essenze e usati come fragranze d'ambiente nelle librerie per vendere di più. Lo sapeva bene lei, perché quello era il suo pane, così come era a conoscenza del fatto che i paesi in cui si consuma più cioccolato vantano più premi Nobel. Sono Renata Cantamessa e sono la criminologa di Baratti e Milano.